Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo di radioelettronica e lo facciamo realizzando un progetto sperimentale di un radiomicrofono FM in grado di trasmettere la nostra voce ad una radio ricevente della banda 88-108 MHz. Venite con me. Con questo video voglio condividere con voi la mia passione per la radioelettronica, un mondo sempre affascinante ma difficile da praticare. Da ragazzo mi divertivo a costruire questi radiomicrofoni in FM per spiare i miei familiari da altre stanze. Oggi ci divertiremo a costruire questo radiomicrofono oscillatore in FM e a sperimentare un po' con la radiofrequenza. Quando si decide di iniziare a fare pratica con della radiofrequenza, è necessario avere degli schemi elettrici che siano ultra affidabili. Si tratta di una materia difficile e piena di insidie. Per esempio, per evitare che capacità parassite possano modificare l'oscillazione del nostro circuito, è importante tenere i collegamenti il più corti possibile. Guardando questo schema di questo trasmettitore, per la mia esperienza, sono quasi certo che possa funzionare. Si tratta di un semplice trasmettitore FM con due transistor funzionanti a 3 V. Analizziamone il funzionamento e poi passiamo all'atto pratico. Il transistor centrale PC547 è in configurazione di oscillatore. La frequenza dell'oscillazione è determinata dal valore dei due componenti posti sul suo collettore in parallelo, ossia il compensatore che va da 6 a 45 pF, quindi variabile, e l'induttanza da 1 microHenry. Esistono formule ben precise che permettono di calcolare il valore della frequenza di risonanza di un parallelo LC. Semplificando parecchio, vediamo il meccanismo di funzionamento di un segnale radio. Per ricevere il segnale trasmesso da questo oscillatore sarà necessario un circuito ricevitore sintonizzato sulla stessa frequenza e quindi con le stesse capacità e induttanza. Un circuito rilevatore a diodi estrarrà dalla frequenza la portante audio che l'ha modulata. Nei ricevitori 88-108 MHz la modulazione in frequenza avviene facendo variare leggermente la frequenza principale, modulandola con l'audio che si vuole trasmettere. È questo lo scopo del primo transistor che, oltre a preamplificare il segnale del microfono, lo va ad inserire sulla base del transistor oscillatore, che oscilla sulla frequenza fondamentale, facendogli leggermente cambiare questa frequenza, realizzando in questo modo la modulazione di frequenza necessaria ad essere ricevuta dal nostro ricevitore FM. I trasmettitori FM moderni trasmettono, oltre al segnale mono, anche un tono di pilotaggio per lo stereo e le due canali destro e sinistro separate, nonché i dati per l'RDS. Il nostro trasmettitore chiaramente è un trasmettitore molto elementare che non rispetta tutti questi standard. Ma passiamo all'atto pratico. Mi procuro la solita piastra mille fori doppia faccia e vado a spennellarla con del flussante che, vi ricordo, serve per agevolare la saldatura. Per realizzare questo progetto utilizzerò componenti SMD e componenti discreti. Questi ultimi sono rappresentati da un condensatore variabile denominato compensatore, da una induttanza o bobina da accoppiare al compensatore per realizzare il circuito risonante e infine un microfono preamplificato per captare la voce. Uno alla volta vado a prendere i miei componenti SMD. A cominciare proprio dal transistor oscillatore BC547 che diventerà un BC847, la versione SMD dello stesso transistor. Questo transistor NPN ha una banda di frequenza di funzionamento di circa 300 MHz, più che sufficienti per coprire la mia necessità di oscillazione a 100 MHz. Una volta che conosciamo la piedinatura di questo transistor NPN, base, emettitore e collettore, possiamo andare a saldarlo sul circuito mille fori. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro contributo. Vado a saldare tutti gli altri componenti passivi, cominciando dalle resistenze SMD. Su questo piccolo pezzo di cartone ho organizzato tutto il mio magazzino di componenti SMD con tanto di valore al fianco che mi permette di ritrovarli facilmente.
vado a saldare la resistenza da 47.000 ohm posta sulla base che serve per polarizzare questo transistor. Questa resistenza collegata alla base permette al transistor di alimentarsi e di funzionare correttamente come oscillatore. Vado ad inserire tutti gli altri componenti SMD passivi, quali resistenze e condensatori. A questo punto vado ad inserire il mio compensatore variabile, che mi permette di variare di pochi MHz la frequenza principale dell'oscillazione. Si tratta di un compensatore valore 10 picofarad che ben si adatta alla mia induttanza di pochi microhenry. Con questo circuito risonante in parallelo dovremmo generare una frequenza che si colloca all'interno della banda 88-108 MHz. Variando il valore del compensatore con la sua vitea posta all'interno dovremmo riuscire a modificare leggermente la frequenza. Questa induttanza è costituita da 4 spire da 1 mm di diametro smaltata. Per effettuare la saldatura è necessario rimuovere lo smalto presente con della carta vetrata. Non avendo a disposizione un misuratore di induttanza, cerco di andare un po' a memoria sulla grandezza di queste induttanze per FM. Questi circuiti LC vengono utilizzati per eliminare una certa frequenza mettendola a massa, oppure per bloccare una certa frequenza, oppure per sintonizzarsi proprio su quella specifica frequenza, come nel nostro oscillatore. Maggiore il numero delle spire, maggiore sarà il valore in microhenry e più bassa sarà la frequenza di risonanza del parallelo LC. Minore il numero delle spire, maggiore sarà la frequenza di sintonizzazione. Aumentando la spaziatura tra le spire si aumenta la frequenza di risonanza, mentre accostandole si abbassa, ma solo entro certi limiti. Ad esempio, questo parallelo potrebbe avere un range di frequenza che va dai 100 ai 110 MHz. Aumentando di poco la spaziatura di queste spire, la frequenza potrebbe andare dai 105 ai 115 MHz. Fatte queste doverose precisazioni, andiamo avanti. Vado a saldare gli altri componenti di contorno di questo oscillatore, quindi condensatori, eccetera, eccetera, e questo è il risultato. A questo punto vado ad effettuare i collegamenti tra tutti questi componenti utilizzando il solito metodo del sottilissimo filo di rame stagnato tra i vari componenti per realizzare gli opportuni collegamenti, cominciando proprio dal parallelo LC. Ho scelto di utilizzare questa tecnica con componenti SMD per tenere i collegamenti il più corti possibili per evitare che capacità parassite possano influenzare il comportamento del circuito oscillatore. Questa è una regola di cui dovrete sempre tener conto in radioelettronica. Una goccia di stagno in più, infatti, può fare la differenza perché aumenta la capacità del circuito risonante LC parallelo di qualche picofarad e quindi incide chiaramente sulla frequenza corretta dell'oscillatore. Prima di inserire tutti gli altri componenti relativi al preamplificatore necessario per la modulazione di frequenza, mi concentro e completo l'oscillatore radio per verificare che quest'ultimo funzioni. Come spesso accade in radioelettronica, ho dovuto effettuare delle modifiche. Ho dovuto sostituire perché difettoso il compensatore blu, ho modificato l'induttanza e ho dovuto anche aggiungere dei condensatori in parallelo per sopperire la minore capacità di questo compensatore. Per l'induttanza ho dovuto aumentare il numero di spire per abbassarmi in frequenza. Per aumentare la potenza radiante ho aggiunto un'antenna, uno stilo da 20 cm. Infine ho inserito un LED SMD polarizzato tramite un'opportuna resistenza per segnalare la corretta alimentazione. A questo punto possiamo andare a verificare il funzionamento di questo oscillatore, cioè se effettivamente oscilla oppure no. Mi procuro una radiolina portatile con indicazione digitale della frequenza e intensità del segnale espressa in dB. Accendiamo il nostro circuito oscillatore senza modulatore e andiamo ad effettuare una ricerca delle frequenze. La frequenza di questo oscillatore è 88.4 MHz. Me ne accorgo perché ha un valore di 93 decibel di segnale, che è molto elevato.
Il mio trasmettitore molto vicino ovviamente è per la mia radiolina molto potente e genera un segnale che in realtà è modulato dal ronzio del mio alimentatore. In questo momento la mia radio, sintonizzata sugli 88.4 MHz, sta ricevendo il segnale generato da questo piccolo trasmettitore senza modulazione. Se avvicino la punta del mio attrezzo alla bobina, cambierà anche la frequenza e la radio si disintonizzerà. Questa radio pocket con indicatore di potenza del segnale è molto utile per questa sperimentazione, è stata oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere qui sopra. Bene, a questo punto posso andare ad inserire il mio transistor, preamplificatore e modulatore e tutti gli altri componenti di contorno, componenti prelevati dal mio magazzino degli scheletri anche grazie a questa piccola pinza per componenti SMD che mi permette di verificarne il valore. Vi ricordo che in descrizione troverete i link per tutti gli attrezzi utilizzati nei miei video, acquistando dei quali contribuirete al finanziamento del mio canale. Grazie per il vostro supporto. Una volta terminato il montaggio, il risultato è quello che vedete. Abbiamo il transistor preamplificatore con la relativa resistenza di polarizzazione, il condensatore che serve per trasportare il segnale alla base del transistor oscillatore per realizzare la modulazione in frequenza. Ho inserito anche un piccolo microfono preamplificato che viene polarizzato da questa resistenza collegata ai 3V. Infine, per aumentare la stabilità in frequenza di questo oscillatore, ho inserito un circuito stabilizzatore che stabilizza la tensione sui 3V attraverso questo modulo contenente uno stabilizzatore 1117 LDO low dropout, cioè ad altissima efficienza e basso consumo di corrente. Questo modulo stabilizzatore accetta input da 4,7 volt a 12 volt e fornisce in output tensioni di 3,3 volt, corrente fino ad 1 ampere. È dotato anche di un piccolo LED di illuminazione. Non poteva mancare un interruttore on-off perché ho deciso di alimentare questo circuito con una batteria al litio 18650. A questo punto effettuiamo un po' di test con la nostra solita radiolina, vediamo se è presente la modulazione. Per effettuare una corretta tarratura di questo trasmettitore, scegliamo una frequenza abbastanza libera sulla nostra radiolina, in modo da non avere interferenze da parte di altri emittenti. Andiamo a porre la radio a circa 1,5 metri di distanza dal nostro trasmettitore per evitare che delle frequenze, delle sottofrequenze del nostro trasmettitore possano incidere sul vero segnale radio ricevuto. Questi trasmettitori infatti producono delle subarmoniche che possono in qualche modo falsare la lettura. Andiamo ad accendere il nostro trasmettitore e con l'utilizzo di un apposito cacciavite in plastica che non modifica capacità induttanza del circuito risonante, andiamo a girare il compensatore fino a quando non sentiremo l'effetto Larsen nell'altoparlante dovuto al rientro appunto del microfono. A questo punto il nostro trasmettitore sarà tarato su quella specifica frequenza della nostra radiolina. Per maggior sintonizzazione andiamo ad effettuare una leggera scansione per centrare meglio la frequenza, guardando anche il segnale in decibel. Abbassiamo il volume per ridurre l'effetto Larsen. Vedete come avvicinandoci al trasmettitore aumenta l'intensità del segnale in decibel. Bene, con delle assistenti d'eccezione, le cicale che ho in giardino, andiamo a testare la sensibilità audio di questo trasmettitore che ho posto nel mio giardino sopra un tavolo. Vediamo all'interno di casa mia il segnale come viene ricevuto. E così, con pochi semplici passaggi, siamo riusciti a realizzare un piccolo radiomicrofono FM dalla portata misera che ci ha introdotto nel favoloso mondo dell'elettronica radio.
Bene amici, anche per oggi è tutto. Come al solito, se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, eccetera, eccetera, e vi do appuntamento alla prossima volta.